La SECO cade ancora e di brutto, il pesante 0-3 in Toscana e soprattutto il contestuale progresso delle pericolantiche fanpunti relegano l'Impavida in una zona da dove uscire è estremamente problematico. Esordio di Ferrato in regia, conferma per il solito Sant'Angelo, ma domenica prossima contro la penultima in Mondovì sarà l'estremo appello. Trionfale di nuovo l'Abba Pineto che in 69 minuti chiude la pratica Bologna. Percentuali alte, 15 punti per Link, splendidi 6 muri punto di Persoglia. Crollo interno del Grottazzolina e primo posto riconquistato. 9 vittorie da 3 punti in 10 gare, un match da recuperare e vincere assolutamente domani a Torino per allungare a più 4. Pausa nel 2 femminile, in B maschile perdono di nuovo l'Alba Adriatica a Loreto, ma quanta sfortuna al tiebreak e il Paglieta pur lottando strenuamente ad Anguillara. Per le nostre due, momento alquanto delicato. In B1 femminile, la solita Teatina parte benissimo, continua bene, poi crolla e non raccoglie punti nelle immagini. Ancora rimaneggiata la formazione di Piazzese e ora in grave ritardo di classifica. Infine in B2 il Teramo sbanca pure Trani, ottavo exploit su 8, capolista solitaria, applauso speciale alla guida tecnica Marcela Corzo. Punto. Colpo prezioso a suon di 7, vantaggi di una Cefeas Montesilvano in evidente forma nell'ultimo mese, exploit a Bisceglie mentre cadono le due pescaresi. Altra battuta d'arresto del Garda Pescara e della Dannunziana, entrambe in trasferta, urge invertire la rotta.